Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi insegnerò a editare delle foto di JoJo Life. Le prime due app che ci serviranno saranno JoJo Life e Ipsbind, perché editeremo con Ipsbind. Intanto vi voglio dire che farò il più presto possibile, perché non mi fa pubblicare un video di 20 secondi e di 20 secondi e di 20 minuti, quindi vabbè. Prima andate su JoJo Life, prima di tutto. Io già l'ho che voglio, è perfetto, tutto preparato e fatto. Solo che mi impanicherò un sacco, perché non posso... Magari volevo pure far vedere le mie foto, foto che già avevo editato, di JoJo Life, però non potrò, quindi farò un video a parte. Ok, andate e fate il vostro personaggino. Poi fate lo screenshot. E ovviamente io non so tagliare le foto su Ipsbind, quindi vi consiglio di poterle sulla galleria. Però io, perfetta, subito faccio così e magari la taglio dopo, perché mi viene meglio, perché io le taglio sempre dopo. Questo è il primo video che avevo fatto, però poi il tempo è impiazzato, quindi ho dovuto lasciarla così. È fatta, però vabbè. Andate su importa foto e scegliete l'immagine che volete del vostro edit e mettete originale, poi cliccate cancellare, andate su bacchetta magica, zoomate e vabbè, fate queste, no scusate, ho segnato, se ci sono dei tipo delle cose che dovete sistemare, sistematele, perché viene meglio. Poi io sono così, che voglio tutto così perfettina, eccetera eccetera. Qui pure perfetto. Magari, ecco, mi sa che ci metterò tanto solamente per tutte le cose da perfezionare, però io sono così, raga. Ok, fatto. Allora, andate su bacchetta magica e cliccate la maglia, la vostra maglia. Poi dipende se c'è, vabbè, poi andate su pennello, adesso ve lo spiego. E tipo, se avete la maglia fucsia, mettete un fucsia più chiaro, più scuro. Se avete la maglia bianca, mettete un grigio. Così funziona, io almeno uso queste tecniche. Poi, giustamente ho sbagliato. Ok, così. Io spero che me lo fa pubblicare, perché ovviamente mi sa che farò una parte 2, perché appena arrivo a 16 secondi devo subito levare. Quindi parte 2 mi sa che è già detta. Quindi andate sul colore, mettete via. Io uso questa tecnica perché se vanno negli angoli poi tutto grigio, poi non viene sfumata questa parte, quindi io faccio così in modo che viene sfumata, perché poi non mi piace il risultato. Niente, voglio avere, se devo fare delle cose le devo fare giuste. Ok, poi andare su sfocatura. Non voglio mettermi fretta, quindi allora ho deciso che farò una parte 2 e farò una parte 2, perché è fretta che poi viene tutto brutto, non mi piace. Preferisco proprio fare i video che fare delle cose di fretta. Però vabbè, qui mettete un grigio più leggermente più chiaro e il pennellino. Potete lasciarlo pure così se volete, però a me non piace, quindi non lo lascerò così. E pennello e facciamo. E andiamo sul bianco, grigio così magari, sì, perché poi non mi piace che questo già è chiaro, poi non si vede, quindi capitemi. Ok, andiamo su sfocatura, speriamo. Ma che è successo? Io che clicco la gomma pure io, deve essere, però ho sbagliato io, scusate, che ecco, più piccolo il cugino. Ok, voilà, mentre non abbiamo finito, e ovviamente io sono scema. Ok, sì,
Sto perfezionando, cosa che prima mi ero dimenticata. Mi ha preso proprio il colore della sfumatura. Figo! Quando fanno i video mettono questo suono. Mi dà fastidio, a me dà fastidio il cane. Ok. No. Aspetta, adesso dobbiamo. Scusate. E quante volte io qui faccio questa cosa perché lo so che dovrebbe piacere perché è più perfezionato, ma a me non piace, poi ognuno fa come vuole. Ok. Andiamo su qui e mettiamo più scuro sempre. Andiamo su bacchetta magica e clicchiamo le gambe. Andiamo su pennello e facciamo così. Voilà. Poi andiamo su spaccatura. E ragazzi, sapete come fare degli edit più perfezionati, per favore, me lo potete dire qui sotto i commenti perché io proprio non riesco. Cioè, non sono brava dal punto tipo che dico tipo che so editare gli occhi, tipo c'è gente che fa gli occhi, JoJo Life, che edita gli occhi e li fa tipo benissimo, cioè. Io mi chiedo a volte come fanno. Però vabbè. Io per ora so fare questo, faccio quello che so fare per ora. Perfetto. Sì. Così. Appena arrivo a 15 o a 14, facevo 15, stacco il video e faccio la parte 2 perché sennò non me lo fa pubblicare. Quindi, vabbè. Mettiamo un grigio più scuro, raga. Dovete mettere così. No. Secondo me ho sbagliato perché poi la scarpa mi viene tutto quello di sto grigio qua. Ecco qua. Spaccatura. Voilà. È bello che con Ipsbind tu puoi sfogare la tua creatività ed è una cosa molto bella. Comunque, se vi siete chiedendo io come faccio a levare questi trattini, vedete questo quadrato qui con la linea dove questo qui in sezione lo cliccate così si levano i quadratini. Vabbè, ok, pure qui giustamente. E per levare le cose dovete cliccare questa freccia, guardate, e per rimettere. Poi andiamo sul pennello. Voilà. E così. Pure qui. Tipo fa l'effetto ombra ed è tipo fighissimo con lo spumino. Cose che su JoJo Life non si possono fare, quindi vi consiglio di editarle. Però vabbè, adesso andiamo sulla faccia. Ok. Facciamo pure la bocca e poi me ne faccio io, la creo io. Poi fanno tutti in pratica. Ok, facciamo così e cosa? Ma però questa forse è meglio. Sì, ho sbagliato prima. Non dovevo lasciare la bocca tipo. Ok. Scusate, ma non sono proprio professionale su questa app. Proprio. Io sto sempre a guardare i menu. Mamma mia, che ansia! Ok, andiamo su pennello. Comunque c'è un edit, il mio primo edit, non capisco come, ma è stato quello che mi è venuto più bene in assoluto. Io non riesco a fare più sto edit qui che ho fatto una volta perché è venuto così bene che, cioè, forse perché l'ho fatto tipo con il rosa.
Ma questa canzone, ecco, magari così, no, poi mi viene tutto rosa. No, perfetto. Perfetto. Vediamo, proviamo. È perfetto questo colore. La mano, poi andiamo sul collo e poi da qui facciamo tutta la faccia. C'è un casino di vento, ma proprio vabbè. Sembra che ha la barba rosa. Ma adesso spumiamo e non ha più la nostra barba, la nostra bambolina. Chiamiamola così. Ma sei tutta rossa, cioè per capire, dai. No, dai, buono, non è venuto buono, diciamo, Allora, io dico soltanto che Ipspaint io non lo so usare bene perché è da poco che ce l'ho, quindi per favore non insulti. Però, vabbè. Cancelliamo la bocca. Poi facciamo poi un po' di questo e spugniamo. Per il momento che non c'è successo niente. Ok, io sembra guardare i miei nudi, infatti mi sta venendo uno schifo. Ok, perfetto. Bocca, ecco mi sono già. Andiamo su. Quanta goccia? Pennello. Sottile, sottile. Deve essere. Sottilissimo, così no? Così magari. Ma no, ma anche no. Poi devo rifare il naso. Ok. Troppo sottile forse, guarda. Oh, dai, quindi forse ce la facciamo e non c'è bisogno di fare una parte 2. Ok, com'è? No, peccato. Questo? Vabbè, questo così, così. Che No, 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 ma che sta. Ma che è sta roba? Se, vabbè. Nel naso l'ho messa. Ma com'è che si mette la bocca? Ecco, facciamo andare niente. Il naso abbiamo detto che. Se avete domande da fare che non avete capito, ditemi pure. Io ho fatto il naso a punta. Il mio è a punta. Visto che i capelli non ce la faccio a farli, ma forse nella parte 2. Speriamo, dai, 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 Giulio, pure te. Dai. Quanta fretta, poi. C'è YouTube. Oh, pure te che devo mettere i video. E non troppo lunghi, cioè mi stressi. YouTube ti pare giusto? Sei cattivo, sai. Adesso ti metto in punizione. Dance e Pennello. Questo? Ok, perfetto. Raga, ce la facciamo. No, è 12. Non arrivare a 15. Non arrivare a 15. Non mi arrivare a 15. Ok, abbiamo fatto. Poi andiamo su. Voilà. E facciamo salva come PG trasparente. Ed ecco così che è venuto il nostro edit. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete tipo vedere tutti tipo
tutte le mie foto editate. Comunque, questo è il risultato. Spero che vi piaccia. Questo è quello che avevo fatto l'altra volta, molto meglio. E vabbè. Comunque, vi saluto, un bacione, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e bye!